Benvenuti amici, io sono Pimpos e oggi siamo e ritorniamo su Roblox per provare il clone, fra virgolette, di Buckshot Roulette. Lo conoscete? Quel gioco, quell'indie in cui ci si sfida a colpi di shotgun uno versus uno? Ebbene, questo è stato rifatto anche su Roblox, quindi lo andiamo a provare ed eventualmente non vi perdete il gioco originale che porterò finalmente sull'altro canale Salvo Pimpos PC Horror. Quindi se ancora non siete iscritti iscrivetevi anche lì, perché forse lo riprendo, quindi ci pubblicherò nuovamente dei video. Mi raccomando, iscrivetevi anche lì perché appunto pubblicherò gameplay horror di giochi per PC, mi raccomando, tra cui questo. Però seguitemi anche in live ragazzi, perché faccio anche le live. Seguitemi anche in live, sia su TikTok sia su Twitch, seguitemi. Lì porto horror, porto di tutto e di più, sempre giochi per quanto riguarda PC e console. Quindi Android rimane vincolato a questo canale al momento. E niente, che si fa? Ma qui... ok, qui ci sono diversi tavoli. Ah, il bello è che questo è multiplayer, a differenza dell'originale che non lo è. Perché mi porto delle fiamme appresso io? Come lo scelgo un tavolo? Perfetto. Vado in P2, interagisco. Perché ho sempre una fiamma in mano io? Aspetta, leave, me la esco. Dobbiamo toglierci ste fiamme. È perché ho il demone. Ho il demone sulla spalla, guardatelo là, che non fa vedere nulla nemmeno a me, quindi togliamolo. E rieccoci qua, finalmente non abbiamo più tutto quel fuoco sulla nostra spalla. Allora, io mi siederei pure in un tavolo in cui c'è già qualcuno, ma sono tutti occupati, quindi mi siedo e aspetto che qualcuno si venga a sedere. Join il 2P2, e niente, che dobbiamo fare? Aspettiamo, prima o poi qualcuno entrerà. 75 years later. Salve, ma lei gioca? Sono abbandonato qui. Oh, è entrato. Perfetto. E iniziamo. Adesso non so minimamente come giocare io. Assolutamente no. Che faccio io? Pick up. E provo a shottare, no? Ora tocca a lui, no? In braccio e fuori. Non lo fare, Ciccio. Non lo fare. Due vite. Quattro blanks. Prendo fucile. Other. Che senso other? Prendo il fucile dell'altro. No. Carico, puntare, fuoco. Dopo, colpito però, colpito, attenzione. Pick up. Puntare, caricare, puntare. Ah, l'ho capito ora. Possiamo scegliere se sparare a noi o sparare al nostro avversario, perché c'è possibilità che qualche pallottola sia salva, a quanto ho capito. E niente, c'è da vedere. Due vite e tre blanks. Ok. Mi ha shottato, perfetto. Va bene così. E io perdo una vita perché mi ha colpito. È la stessa cosa, adesso tocca fare a me. Però c'è da scegliere se colpire lui. Pick up other. Che fa other? Oder, sparo su di lui, no? Spara o non spara? Che fa quello? Quello beve. E mi ha colpito. Non lo sto capendo, ragazzi. C'è da capirlo un po' meglio sto gioco. Allora, nel frattempo mi è uscita una bibita. Però è buissimo che non si vede niente. Questo che faccio? Controlliamo. The shell inside is blank. Quindi è inutile che sparo a lui, no? Pick up. E niente. No, non possiamo scegliere se... su blanks. Un panino. Pick up. Boom. E perdo vita io. Così a... non lo sto capendo, ragazzi. Quindi c'è da capirlo un po'. Mi sa che vincerà il tizio. Perché io il gioco originale ancora non l'ho giocato. Ecco qua l'inghippo. Ok, lui carica. Quello che cacchio vuole. Che fa? Mi pull. No, non ha sparato. Io mangio un panino. Così, nel dubbio fa un panino, non te lo mangio. Oh, recupero vita, bevo pure la bibita allora. Possiamo usare un oggetto alla volta. Ok. Quello che faccio? Gli ho legato le mani. È troppo buio. Pick up. E prova a sparare. Boom. E perdo vita io. Cioè io sparo
e says no, three blanks. Se spariamo in modo non corretto, perdiamo vita. Però se clicco order, no? Che cacchio succede? Order, clicco order, non è che succede? Non ho sparato niente. Non ho sparato, quindi tocca a lui ora. Ah, quindi se io posso scegliere di non sparare e passare il turno. Ma perché? E quello spara sempre. Normale, quello mi sciotta. Sono morto. Mi ha fatto 2 di danno. Ha vinto. No, c'è un altro round. C'è un altro round con 6 vite. Ok. Però onestamente non lo so. 2 live rounds e 3 blank. Lui decide di armeggia lì con gli oggetti. Che fa? Si è staccato le manette che gli ho messo. Che sta a fa? Boom! Mi colpisce. A posto. Ho perso ben 2 vite. Addirittura. E io me le ripristino. Ma io mangio panini. Ok, invece queste che sono? Non c'è. Ho bevuto. Va bene così. Bevo tutte le bibite del mondo. Io mi ubriaco mentre che. Va bene così. Poi. Non mi ripristino. Allora, io non ho capito. Che cosa fare? Pick up o holder? Pick up. E perdo vita. Perché perdo vita io? 2 blanks e 2 leave arounds. Intanto mangio un panino. Quello mi ha messo le manette. Ok. Quello carica. Quello va sempre a colpo sicuro. Quello carica e sciotta. E mi colpisce. Guardo là. Boom. E mi colpisce. Come se sapesse già. Intanto io mangio i panini, vai, se ne frega. Intanto mi ripristino la vita così. Panini. Panino. Metti panini. Mi tocca sempre a lui? Perché tocca a lui? Sono morto. No, attenzione, ho fatto 1 di danno. Mangio. Io. Poi gli do le manette, così ti stai fermo 5 secondi. Poi mi bevo la bibita. Mi ubriaco. E poi tento di sparare pure io. 2 blanks. Trilly. Questa cosa non l'ho capita. Pick up. Order. Click order. Order forse sparo. Ok. Pick up è che io prendo qualcosa dal tavolo. Controllo la pallottola. Is blank. Sparo. Ok. Is blank. Effettivamente non c'era pallottola. Dici is blank. Però lui spara sempre. E perdo la bellezza di tutte le vite. Ho perso, ragazzi. Quindi forse lo sto mettendo a capire. Forse lo sto mettendo a capire. Join. Vedo se lui rientra. Mi dà la rivincita. Quindi un leave rounds e 2 blanks. Quindi c'è un proiettile e 2 vuoti. Con 2 vite ciascuno. Meglio provare a sparare a sto punto. Blank. Quindi non, lui ha provato a sparare, però non c'era proiettile. Di nuovo. Ha sparato 2 volte. Ha provato 2 volte. Io provo sempre. Io provo. Boom. Vedi che il mio era carico. Perfetto. L'ho colpito. E l'ho shottato. Perfetto. Primo round. Ah no, gli ho fatto un danno. Chi viene? Lui. Picciati. Blank. Ok. E provo. Che è? Che c'entra Alexa? Alexa, non fracassare pure tu. Order. Alexa mi si attiva. Vuoto. Ok. E il suo era pieno. Che cacchio guarda quella, la mia fine. Ok, mi ha fatto un danno. Ma io a sto punto proverei a shottarlo. Order. Vai. Boom! E crepa. Secondo round mio stavolta. Piano piano lo metto a capire. Ok, lui è crepato, perfetto. Secondo round, fatto. No, andiamo al secondo round. Ok. Proiettili 2 e 2. Quindi 2 colpiscono e 2 no. Quello ciuccia bibita. Mi mette le manette. Quindi non posso sparare io con le manette. Ah, vedi l'inghippo dov'è? Io vorrei togliermi le manette. Come faccio a togliermi le manette?
E quindi toccherà sempre a lui fino a quando non mi tolgo le manette. Mi ha colpito. Mi ha colpito. Che brutto essere, però. Allora, però non ho più le manette. Te le metto io e così impari. La prossima volta fatti i cacchi tuoi. Con il coltello invece che faccio? Taglio qualcosa. Vabbè. Dopodiché, sciotto. Vuoto, niente, non c'è niente. E niente. Allora, posso curarmi. Il panino ripristina due vite, se non sbaglio. Io provo a sciottare nuovamente. Liscio. Niente. Lui ciuccia bibite. Okay. Continua a ciucciare bibite. Forse le bibite... Le bibite servono... Serviranno a scartare proiettili. Non l'ho capito, beh. Ancora non l'ho ben capito. Comunque, c'è da fare. Due livro, due e due. Ok, intanto mangio. A questo punto mangio. Io. Ok, mangio anche un altro panino. Siamo a quattro. Poi gli metto le manette, così se sta buono buono. E poi la bibita forse mi fa scartare un proiettile vuoto. Vedi? E adesso posso provare a sciottare. Order. Boom. Liscio. Senta, ciccio, mi sta insinuando la visuale. Però. Ok, però... Una volta che ho fatto andare via un proiettile vuoto, adesso abbiamo più possibilità di colpire. Tac. Ok. Adesso lui toglierà le manette. Però anche lui le manette da mettere a me. Il bello è quello. Il bello è proprio... Forse abbiamo lo stesso numero di oggetti comunque ad ogni round. E c'è crepato. Perfetto. Gli è esploso un proiettile in faccia. Vediamo. Va bene. 2-2. Con il coltello invece che faccio? Io non ho capito che faccio col coltello. Quello ciuccia bibite. Quindi scarta il proiettile. Vuoto. Mi mette le manette. No, è indeciso. Le prende, le lascia. Le taglia. Non ho capito che serve tagliare. Taglia la... Fa più danno forse il fucile. Sì. Praticamente equivale a mozzare le canne mozze. Quindi facciamo più danno se colpiamo, però ovviamente. Quindi proviamo, order. Boom! Fatto, due danni in teoria. E l'ho shottato. E andiamo all'ultimo round. Dai, li sto vincendo tutti sti round. Comunque ne ho già 22 io, perché ne dobbiamo fare anche il terzo? Scusa. Dobbiamo fare pure il terzo, che volete? Vabbè. Allora, 2 e 2. Vabbè. Allora, mi metto le manette, ovviamente. Prova a shottare. E si spara da solo, perché... Perché si fa danno da solo? Non lo so. Vabbè, metto le manette io su di lui. Però lui ancora spara. Perché io ho le manette. Liscio. Perché ci sono anche proiettili che fanno danno a se stessi, forse. Intanto ti metti le manette, ciccio. Mettiti le manette. Taglio la canna e poi provo a shottare. Liscio. Ho sprecato il colpo. Ho sprecato di far due danni. Lui è legato, quindi non può far niente. Proviamo a sparare. Boom. Perfetto. Sotto un danno gli ho fatto, perché comunque gli ho fatto un danno. Il coltello l'avevo sprecato io. Sembrerebbe. Vabbè, tre lì e due blanks. Quindi in teoria tre. Abbiamo una lente adesso. Che fa? Lui taglia e allora c'è il proiettile. Prenderò due danni, esatto. Vai che lo sto capendo, ragazzi. Ok. Io il coltello l'ho sprecato, purtroppo. Però abbiamo la lente. Mi ripristino un po' la vita. Ok. Con lente controlliamo il proiettile. Blank. Ok. Quindi pick up. Non sparo. Non lo so, tanto era blank in ogni caso. Controllo adesso. Morte. E allora spariamo. Vai. Ah, quindi se faccio pick up ho un'altra probabilità per sparare. E insomma, c'è ancora da capire. C'è un po' di strada per capire. Vabbè, comunque si è in vantaggio. Lui si ciuccia le bibite. Ok. E che fa? Taglia la canna e allora è colpo assicurato. Però non è detto.
Non mi ha preso. Non mi ha preso, però non l'ha fatto. Oh, non l'ha fatto, credevo. No. Invece mi ha preso. Vabbè. Allora, noi abbiamo un bel coltello. Gli oggetti purtroppo sono troppo bui. Proviamo a tagliare. Così almeno proviamo a far danno. Mi ciuccio pure il panino io. Ok. Proviamo. Mi ho tagliato. Boom! Due danni che se ne vanno. No, l'ho shottato. È morto. No, c'è una vita, infatti. Ok, l'ultimo danno dobbiamo fargli. Siamo leggermente in vantaggio stavolta. Io si ciuccia il panino. E quindi niente, ha recuperato. Che fa? Attenzione. Mi ha preso. Quindi un danno. Ok. Oggetti non ne ho più io qua, giusto? No, possiamo solo provare a sparare. A questo punto. Liscio. Liscio. Vuoi vedere che ribalta la partita? Ma io ho vinto due round, però non è giusto. Mi ha colpito di nuovo. Io ho vinto due round. Lui che vince questa, le vince tutte. Che fa la bella. Ecco, recupero pane. Io qua ho mangiato pane. Avevamo due proiettili su due, giusto? 2-2. Taglio. E prova a shottare. Deve morire. Deve morire. Other. Liscio. Ma come liscio? Ma che sfortuna in quest'ultima partita. Mi mette anche le manette. Io non le avevo le manette. Mi scusi, ma lei è un po' cittone. E quelli che vogliono guardare la mia morte. Ana, fatti i cacchi tuoi. Mi prende. E mi ha fatto un botto di male. No, un danno. Ma le mie manette dove sono? Io non ho oggetti. Forse devo cliccare pick up per prendere qualche oggetto. Io provo a shottare. Io provo sempre comunque. Boom! Ok. Uno contro due, ragazzi. Uno contro due. Chi la spunterà? No, no. Ha una vita. Uno contro due. Chi la spunterà? Uno contro uno. Chi la spunterà? Vabbè, non ha senso utilizzare il coltello, visto che basta un danno. Lui ha un botto di panini là, quindi si può curare quando vuole. Io dovrei pick upare qualche oggetto. Ecco che serve il pick up, allora. Prende qualche oggetto. No, ha vinto lui, però. No, però ha vinto solo il terzo round. Gli altri due li ho vinti io. A meno che lui... lì gli fa scartare il proiettile. E questo è colpo assicurato, allora. No. No. E invece no. E invece sì. Ha vinto. Ma ha vinto questo round. Ne abbiamo fatti 3. Io ne ho 22 però. Scusate. Ma che è? E quindi chi cacchio vince? Ma... E niente. Finisce qui. Su 3 round. Io mi sento di aver vinto io, ragazzi. Ne ho 22. Lui ne ha vinto solo uno. C'è una classifica qua. Dei donatori. C'è una classifica su chi vince e chi no. Vabbè, io mi sento di aver vinto. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Salvo Pimpo Spicci Horror. Seguitemi anche su TikTok, sul canale Viola. Così porterò anche il gioco originale, sia eventualmente in live, sia sul canale Salvo Pimpo Spicci Horror. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.